caloroso saluto a quanti si intervengono a questo importante convegno. L'argomento è interessante, determinante per la regione Sardegna. Il paesaggio per noi è tutto. Il paesaggio è il nostro obiettivo a visita. Il paesaggio è qualcosa che dobbiamo difendere a spada tratta. Io, come sardo, come assessore all'urbanistica e agli enti locali, amo profondamente questa terra e ritengo che il paesaggio sia un elemento essenziale. Purtroppo il tempo, la mutazione del clima, le situazioni che sono cambiate anche nei territori, ci hanno portato a rivedere il concetto di paesaggio e di tutela del paesaggio. È chiaro che non ci possiamo più permettere che le amministrazioni concedano licenze edilizie a ridosso di fiumi o financo nei letti di fiumi dove l'acqua non scorre magari da 50-70 anni, perché la storia ci ha insegnato che l'acqua anche dopo 100 anni si riprende ciò che è suo. Quindi dobbiamo rivedere anche il concetto di educazione ambientale, di progettazione, di sviluppo urbanistico dei nostri centri. Il leitmotiv di questa amministrazione è e sarà la riqualificazione. Noi riteniamo che abbiamo consumato spesso territorio inutilmente, trascurando invece ciò che avevamo già costruito e spesso male. Questa è un'occasione storica in cui possiamo intervenire sul costruito, riqualificandolo, magari abbattendo certi obbrobri che squalificano il territorio e squalificano il contesto ambientale in cui si trovano. Perché badate bene, anche una buona costruzione qualifica e valorizza il territorio. Una pessima costruzione squalifica quel territorio e lo rende poco appetibile anche a quelli che dovrebbero essere una risorsa per noi, i turisti. Noi come assessorato abbiamo investito molto anche sul concetto del non finito, purtroppo molto diffuso in alcune parti della Sardegna. L'anno scorso abbiamo fatto un bando con circa 27-28 milioni di euro per incentivare gli interventi negli stabili ormai vetusti da molti anni per il recupero delle facciate e non solo, anche per l'efficientamento energetico. Alla proposta di 28-29 milioni abbiamo avuto domande per 99 milioni. Bene, quei 30 milioni, 28 milioni, 30 milioni di lavori hanno generato lavori per circa 150 milioni, quindi anche dando, come dire, lavoro e sviluppo ai nostri professionisti, alle imprese locali. Quindi con un'operazione abbiamo fermato in parte il vezzo purtroppo diffuso del non terminare gli stabili e dando anche un'immagine brutta per chi arriva in Sardegna. B, abbiamo dato sostegno alle imprese perché hanno fatto i lavori. C, abbiamo dato lavoro anche a professionisti, a geometri, architetti, ingegneri, geologi, agronomi che hanno potuto sviluppare dei progetti atti appunto al recupero di questi stabili. Oggi abbiamo una miriade di iniziative legislative nazionali e regionali per l'efficientamento energetico. Ecco, questo è il percorso che va fatto. Il paesaggio deve partire dal basso, deve partire dalla scuola. E da lì, con una istruzione, con una educazione al rispetto ambientale, si arriva a quella maturità dove il soggetto è formato ed educato al rispetto ambientale. Quindi non c'è più l'idea di abusare dell'ambiente, ma si instaura nel soggetto l'idea di vivere nell'ambiente perché si responsabilizza e quindi inizia a pensare: io vivo in questo contesto e devo vivere bene, e per vivere bene devo rispettare il paesaggio.
Noi abbiamo fatto delle iniziative legislative in cui abbiamo iniziato a concepire la cubatura zero. Per esempio, nelle coste abbiamo ipotizzato uno sviluppo a cubatura zero, dove per costruire bisognava abbattere. Quindi tenere quello che noi teniamo l'esistente, valorizzarlo, migliorarlo, però partendo già da quello che già esiste, perché in Sardegna molto si è costruito, spesso male, e quindi questa è l'occasione per fare interventi mirati, per recuperare ciò che si è costruito male, per ricostruirlo meglio, senza, evitando anche il consumo territorio. Che questo ci porta a risparmio importante, perché le infrastrutture, fogne, luce già esistono, quindi non abbiamo bisogno di portare strutture quindi pesare anche sui bilanci, ahimè, molto magri di molti comuni. E questo chiaramente limita anche, come dire, lo sfruttamento del territorio. Ovviamente l'educazione, insomma, dai trattati di Parigi ai trattati europei che ci portano e ci impongono anche determinati percorsi. L'obiettivo del 2030 è un obiettivo a cui la Sardegna intende partecipare attivamente. Noi stiamo operando con iniziative, con bandi, ma anche con leggi per sostenere la linea green, quindi rispetto ambientale. La futura legge urbanistica sarà incentrata molto sul rispetto ambientale, con un concetto chiave per noi, che è sviluppo armonico. Noi riteniamo che questa terra, che purtroppo è colpita da una disoccupazione molto diffusa, i dati ci danno il 28% dei giovani sardi disoccupati, noi abbiamo loro. Loro qual è? Loro in superficie, non è più nelle miniere. Loro è il nostro paesaggio, le nostre coste, il nostro interno. Quella unicità che la Sardegna può vantare in un mondo globalizzato. Voi pensate solo a una giornata di sole, andare a Gonare, alla Madonna di Gonare, salire in cima e vedere i due mari. Beh, penso che non ci sia cosa più bella. Questo lo può dare solo la Sardegna, che è da solo il continente. Noi passiamo da paesaggi che ricordano le Alpi fino ad arrivare a paesaggi che ricordano il Sudafrica. E questo sicuramente lo può offrire solo una regione in Sardegna, che è la Sardegna, in Italia, che è la Sardegna. Però di questo vantaggio noi non abbiamo sfruttato nulla. Noi abbiamo visto magari costruzioni come la Marmoratta, abbiamo visto costruzioni, la 1000 seconde case di alveari per portare turisti che non portano nulla ma consumano solo. Ecco, io vorrei invece un turismo più qualificato, che lascia risorse vere in questo territorio, con spazi e costruzioni che siano estremamente rispettose e valorizzino i territori. Perché una casa, una costruzione che invece di avere il tetto ha magari il giardino sopra il tetto, e magari passando la strada non vedi manco la casa, beh, quella è una costruzione armonica inserita nel contesto ambientale. I palazzoni, anche all'osso del mare, le case, come dire, di concezione sovietica, i casermoni cosiddetti, beh, quelli per noi sono out. Noi pensiamo che lo sviluppo non solo nella costa, ma anche nel nostro interno, che è l'altra faccia di questa medaglia, di quest'isola, che è una unicità. Ed è un paesaggio che ci consente di uscire dal concetto di stagionalità, perché la Sardegna non è solo costa, la Sardegna è anche collina, montagna, è paesaggio. Quindi anche questa nuova concezione che oggi il popolo sardo sta maturando, oggi anche nelle campagne finalmente, su indicazione anche della regione,
con alcuni vincoli che abbiamo, come dire, financo imposto. Evitiamo di vedere le case di Barbie, magari vediamo lo Stazzo Gallurese o la Casa Capilanese, perché anche dell'identità dobbiamo essere orgogliosi, ma quell'identità deve essere trasportata in fatti concreti, certo rivista, perché viviamo nel 2021, è impensabile che si possa avere il concetto di casa degli anni 50-60. Oggi la casa deve essere anche una casa dove l'energia viene, come dire, concepita come un valore, quindi magari sfruttare magari il sole, sfruttare magari ciò che Madre Natura ci dà per efficientare dal punto di vista energetico lo stabile. Questa è un'occasione storica. Io penso che il convegno di oggi, la formazione che è in atto, siano gli strumenti per formare le nuove classi dirigenti, i nuovi professionisti e i nuovi tecnici dell'amministrazione. Solo una formazione ad alto livello, costante, può dare un risultato di un cambiamento che noi ci aspettiamo. Scusate se vi ho tediato, un saluto e un buon proseguimento dei lavori, grazie.